La reincarnazione esiste? Esiste. Sotto forma di vita umana o animale? Entrambe. Io chi ero prima? Enrico l'ottavo. Wow! Fammi finire. Eri Enrico l'ottavo a fare sesso con Rockhudson nelle sue feste in piscina. Ah. Ascolta, quale altre serie farà John Stamos? Zero. Bene, questo è positivo. Tu esisti davvero? Secondo te, Peter? Mi piace pensare che ci sia qualcosa di più grande là fuori che veglia su di noi. Gente diversa pensa cose diverse. Io sono come una telecamera. L'idea che io esista ad alcuni serve per comportarsi meglio. Sai, quando chiedevo alla mia mamma cos'è Dio, lei diceva Dio è amore. Mi è sempre piaciuto. Questo è bello, Peter. Dio e amore sono concetti molto simili, vengono dallo stesso posto. Tatooine? Ah, dimenticavo che sei una star di Guerre Stellari. Sì, ottima cosa. E invio. Beccati questa, Delta Airlines. Sottopongo alla vostra attenzione un ristorante pieno di gente distratta dai propri telefonini. Loro sono inconsapevoli del fatto che stanno per finire in fumo, come il confronto serale su Fox Tuesday. Mi dispiace, risposta sbagliata, grazie d'aver giocato. Torniamo subito dopo la pubblicità dell'ufficio censimento indiano. Troppe persone! Basta con le persone! Padma, mi dispiace, non ho ancora trovato i soldi, ma ci sto lavorando. Non è più necessario. Mio padre ha risolto il problema promettendo a Dhiraj la mano di mia sorella. Ah, Padma, ti volevo chiedere, ci sono tipo delle tigri del Bengala che scorrazzano per la città? Non lo so. In America ci sono bambini noiosi che interrompono le conversazioni? Ok, è stato un lungo viaggio, non diciamo cose di cui potremmo pentirci? Allora, Quagmire, come va la mazza nuova? Sì, diciamo bene, molto bene. Ho ripreso con il sesso. Però non sapevo del neo di 10 centimetri sulla sinistra. Cosa? Ed è largo quanto una moneta da 50 centesimi più una da 10. Cacchio, è spaventoso. Sì, per certe donne è sgradevole. Io dico loro che è il vecchio pene di mio padre, ma questo non fa che peggiorare le cose. Con quelle che ci stanno, però, va alla grande. Beh, sono felice per te, Quagmire. Non esserlo. Ora devo fare pipì. È fantastico che il nostro amico sia tornato quello di prima. Sì, non ha perso nemmeno un colpo. Ed è bello poter contare l'uno sull'altro nelle difficoltà. Cos'è quest'urlo? Il grido di chi la fa con il salsicciotto di papà. Ma che? Dove diavolo siamo? Questo è il paradiso. Questo è il paradiso? Sembra un villaggio di lusso. Oh, salve, sono Dio. Benvenuti in paradiso. Cosa? Volete prendermi in giro? I disabili sono discriminati anche qui. Oh sì, e sarà sempre così. Come mai hanno tutti asciugamani diversi? Non forniamo asciugamani, ognuno ha il suo. È importante morire con l'asciugamano in mano. I preti non ve li insegnano, è molto importante. È incredibile che mi abbiano fatto entrare in paradiso. Non posso nemmeno partecipare alle partite dei ragazzi. Strike 2! E tu, Ricky, hai il culetto più bello di tutto il campo. Chris Griffey! Sì! Chris Griffin, ragazzo grassoccio e ritardato ma pieno di sogni, potrà sentirsi normale grazie al buon cuore dei suoi compagni. Oh. Lo vedo aggirarsi per la scuola con le mani in tasca tutto il giorno ed è così grasso e strano che ci ha fatto molta pena. Beh, l'anno scorso abbiamo scelto uno ustionato, quest'anno è stato facile. Oh mio Dio, l'hanno eletto per compassione, lo credono mentalmente ritardato. Come abbiamo fatto noi con George W. Bush, eh? Vero? Immagino di sì, Brian, io non lo so. Guardiamo un po' di pubblicità, eh?